Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, spero di non avere del rossetto rosso sui denti. Questa è la crisi di tutte le persone che mettono il rossetto rosso e dopo si dimenticano di controllare. Comunque, video dei prodotti acquistati nell'ultimo periodo, più o meno l'ultimo mese. Ora siamo, io sto registrando più o meno da metà agosto. Io suppongo che questo video lo riuscirò a caricare tra una quindicina di giorni, perché ho registrato nei giorni precedenti tanti video e quindi piano piano poi li caricherò. Vi stavo dicendo acquisti, vi lascio giù nell'info box ovviamente la lista completa di tutti i prodotti che vi sto per mostrare, così se eventualmente trovo anche dei riferimenti online vi lascio il link. Allora, sono passata da OVS e ho acquistato un paio di cosine. Solo questi? Sì. Allora, ho anche lo scontrino alla mano, tanto di guadagnato. Allora, partiamo da questo prodotto della Pizzvai. È un gel per rimuovere le cuticole. È un bel po' di tempo che non uso un gel del genere. Ogni tanto conviene averne uno. Dovrebbe essere 2,99. Poi ho acquistato della Wet n Wild, una matita occhi color beige, color carne. Cerco un riferimento. Allora, mi dà Calling Your Puffy Buffy Rose Naturel o Rose Nature. Non ho un numero. E6607A. Ok, solo questo. E l'ho pagato 1,90 credo. Ci sono un po' di incongruenze. Sì, 1,99. Della stessa marca ho preso anche questa novità, che è un gel lip liner, quindi una matita per labbra che dovrebbe resistere un pochino di più. L'ho presa in colorazione Think Flamingus, quindi comunque un color carne. Andando verso la cassa, sinceramente mi ero dimenticata di aver preso questa, mi sono fermata allo stand di Deborah e ho preso la matita color carne per le labbra di Deborah. Ora ne ho due, prima uso l'altra, una e poi l'altra, comunque non fa niente. Questa l'ho pagata 2,99. Non mi trovo. Vabbè, dovrebbe essere un po' di più se non sbaglio. Comunque, la numero 02, matita labbra formula pura, matita labbra, sì, solo questo. Ok, prima userò una e poi userò l'altra. Sapete che io non metto mai in funzione due pezzi per la stessa funzione, quindi ad esempio in questo caso due matite color carne. Ne provo una alla volta, la porto alla fine e poi provo l'altra. Poi sono passata in parafarmacia e ho preso della Rouge Plus la crema dopo sole idratante viso e corpo dopo Bronze Max da 200 ml, e l'ho pagata, ci manca uno scontino, eccolo qua, 6,80. C'era uno sconto, veniva 9,95 meno una riduzione di 2,95 euro, 6,80. E nella stessa giornata ho preso anche una matita per gli occhi, sempre della Rouge, questa è nella colorazione Blue Eye Pencil, quindi la 12H Blue Eye Pencil, la matita occhi 12 ore, color blu intenso. Mi è finita quella che avevo, quindi questa inizierà subito a appoggiarsi di là, e questa l'ho pagata 4,99 intero con un piccolo sconto, 4,50.
E la parafarmacista mi ha dato un po' di magnesio e bustine di magnesio e potassio che possono sempre servire con questo caldo. Sono passata anche da Idea Bellezza, che sono i miei giri classici. Mi sta finendo la crema viso, quindi ne ho approfittato di un prodotto in un'offerta, questo della Nivea Sun UV Viso Antirughe e Antimacchia, zero residui bianchi. Ho preso la, c'era in offerta la 30, protezione 30 UVA UVB, protezione solare immediata, combatte le rughe e le macchie solari. E l'ho pagata, era in offerta meno di 7 euro questa. Sì, 6,45 euro se non erro. Poi ho preso della Omnia la crema corpo perché mi sta finendo la crema corpo che ora. Ho preso quella all'olio di mandorla sempre perché era in sconto, l'ho pagato. Veniva 6,50 euro meno 2,55 euro. Ok, metterò da parte appena finisce quella che ho inizio a utilizzarla. E ho preso uno smalto semplice trasparente della Idea Bellezza, quindi la linea interna del negozio. Ho pagato 1,90 euro. È uno smalto da 12 ml, semplice trasparente che può sempre servire. Poi ho preso dei provenzali, visto il periodo, della linea Talasso, il gel idratante drenante effetto freddo, azione mirata e stimolante defaticante, attivi di origine vegetale, confezione ecologica made in Italy, vega, assorbimento ultrarapido, non appiccica, con estratto di ippocastano dell'Emilia Romagna. Questo potrebbe essere anche messo ad esempio in frigo e quindi utilizzato nei momenti del bisogno. Io di solito non lo tengo in frigo perché già l'ippocastano eccetera aiutano comunque a dare una svegliatina alle vene. Poi ho preso dell'acqua alle rose l'antirughe contorno occhi con estratto di rosa damascena e caffeina, antiborse antiocchiaia 50 ml ovviamente. Da provare, anzi proveremo subito perché non ho più creme contorno occhi. Poi ho preso della Roche-Posay, della linea Innovazione, imperfezioni severe, segni, la Effaclar 2, un trattamento correttivo purificante, antiimperfezioni, antisegni, antiricomparsa, testato su pelle grassa e tendenza acneica. È una crema idratante giorno e notte che aiuta a depurare il viso, a idratare ovviamente il viso, a ridurre le imperfezioni, a evitare ovviamente che ricompaiano e cura anche gli inestetismi rilasciati, quindi le macchiette, eccetera. Poi mio padre mi ha portato, mio padre è un agente di commercio dei dentisti, mi ha portato le striscette a campione gratuito per sbiancare i denti, quindi proverò anche queste. Poi mi sono fermata da Wycon e ho preso il top coat mattificante, 4,90 euro, mi è finito quello che avevo. Della L'Oreal attiva antirughe, crema idratante prime rughe, riduce le prime rughe, migliora l'elasticità, idrata 24 ore, giorno e notte 35 più collagene. Io ho 35 anni, quindi ci sta. Poi una mia carissima amica d'infanzia, perché c'ho sto coso di... Ah, ok, la crema di... dell'acqua alle rose costa 9,99. Una mia carissima amica d'infanzia dal Disney Store mi ha preso la pennina con Minnie, adorabile, e ho una collana, un pochino arrotolatina. Capirete come si srotola? Forse così va? Non lo so. Da studiare. Una collana sul marrone. Ok,
video dei prodotti acquistati nell'ultimo periodo finisce qua, spero che ti abbia fatto compagnia. Io nel frattempo ti invito ovviamente a mettermi un pollice in su se ti è piaciuto il video. Ovviamente se ti va e non vuoi perderti tutti i miei prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione sia giù sia nell'ultima schermata. E nulla, ti ringrazio per avermi aperta, io ti mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!